un gruppo di ragazzi tutti di Modena, 17-18 anni, e vincemmo il campionato con la squadra juniores e ci trovammo in Serie A nel 1968. Io allora avevo 19 anni e i miei compagni erano sui 18-19 anni con me. Per la prima volta arrivò un mostro sacro della pallavolo, il palleggiatore Musil della Cecoslovacchia, pluricampione del mondo, e si inserì nel nostro gruppo di giovani. Assieme a lui rientrò da Firenze, per noi allora era veterano perché aveva 5 anni in più di noi, Andrea Nannini, e quindi con questi due innesti l'anno dopo affrontammo la Serie A. Quindi mi trovai in Serie A a 19 anni assieme ai miei compagni di 18 anni e fu un'esperienza inebriante, perché già il primo anno facemmo un ottimo risultato, neopromosso, arrivammo quarti in campionato. E l'anno successivo vincemmo il primo scudetto, fu il primo scudetto della Panini. Credo che Panini, Giuseppe, sia stato quello che ha dato il là ai successi della pallavolo italiana. È entrato come sponsor, ma non solo come sponsor, proprietario del gruppo sportivo. E da lì ha creato un mito. Come ha creato il mito delle figurine, riuscite anche a creare il mito della pallavolo. Infatti per anni, forse no, adesso no, ma per anni pallavolo era sinonimo di Panini, non solo in Italia ma anche all'estero. Beh, questo era il palazzetto più importante di Modena in quegli anni. Poi lasciò il posto nell'86-87 al Palapanini, che venne costruito in immediata periferia di Modena. Dentro questo palazzetto si respirava un'atmosfera che è indimenticabile, non solo per noi protagonisti, per me protagonista, ma per tutta la città, perché eravamo tutti di Modena, eravamo studenti delle scuole superiori di Modena e quindi c'era una partecipazione attiva del mondo studentesco, quindi tutti i ragazzi, i nostri compagni di scuola venivano a vedere noi giocare. In quegli anni era uso fare la vasca, così da noi veniva chiamata, sotto i portici del collegio, e che il palazzetto fosse molto vicino al centro, quasi in centro, era quasi una conseguenza logica, trovarsi in centro per poi andare a vedere la Panini che giocava. Quando c'erano le partite di cartello, noi si giocava alle 5 del pomeriggio del sabato. Spesso già a mezzogiorno c'era la fila fuori per entrare e alle 3 non si poteva più entrare, quindi alle 3 era già pieno. Attualmente viene utilizzato dalla pallamano e dall'hockey a rotelle, e alla mattina viene utilizzato dalle scuole, quindi riveste ancora una funzione importante all'interno della città di Modena, perché è uno degli impianti più grandi e ha potuto dare sviluppo ad altre discipline sportive, mentre la pallavolo ha trovato la consacrazione nel nuovo palazzetto, che è stato poi dedicato a Giuseppe Panini, quindi si chiama Pala Panini. Direi che Modena è una delle città che ha il maggior numero di impianti, sia a livello quantitativo che qualitativo, e questo lo dico per l'esperienza sul campo, nel senso che ho girato tutta la penisola. E Modena direi che è proprio un fiore all'occhiello per la presenza di impianti sportivi a livello nazionale. Questo, assieme ad altre palestre, permettono di sviluppare non solo la pallavolo, ma ha permesso di sviluppare lo sport di base, i vari sport di base a Modena. Quindi c'è una presenza di sport importante, c'è una proposta sportiva per i ragazzi che è molto importante, e questo grazie proprio all'impiantistica, al numero di impianti e alla loro qualità. Nel momento in cui nasce il nuovo palazzetto dello sport, nasce anche la generazione di fenomeni. E quindi a Modena ci giocano Cantagalli, ci gioca Vullo, ancora Pupo Dall'Oglio, che giocava nella Panini degli anni 70 assieme a me, Lucchetta, a quella generazione che viene con la quale anche tu ti sei confrontato e cimentato. E questo ha contribuito notevolmente a illuminare, se possiamo utilizzare questo termine, il palazzetto dello sport e farlo diventare il tempio della pallavolo mondiale. Dalla mia generazione alla generazione subito successiva alla mia, è che erano cambiati i parametri economici, e quindi si andava verso lo sport quasi professionistico, mentre
Io posso dire tranquillamente che il primo scudetto, tutto quello che guadagnai furono i libri per l'università. Sto vivendo un'esperienza con la scuola di pallavolo Anderlini, mi occupo di questo progetto e abbiamo avuto grandissime soddisfazioni, ma le soddisfazioni sono venute dal cambiamento di mentalità da parte dei tecnici in particolare e dei dirigenti della società stessa. Credo che non sia più sufficiente fare l'allenatore, ma bisogna andare oltre, bisogna avere la disponibilità mentale e disponibilità reale di dedicarsi anche ad altro, perché la pallavolo può essere gli spazi di allenamento possono essere il cuore dell'attività della società ed è il cuore della nostra società. Ma attorno a questo ci devono essere proposte, ci devono essere servizi che vadano a rispondere a quelli che sono i bisogni delle famiglie. Quindi parlo di organizzazioni di eventi, di centri estivi, di vacanze estive, di proposte che possano allo stesso tempo, come dicevo prima, andare a rispondere a dei bisogni, ma allo stesso tempo possono portare alla società sportiva stessa una entrate economiche per finanziare quella che viene chiamata e definita l'attività istituzionale. Quindi quando io dico che alla scuola di pallavolo Anderlini non abbiamo bisogno di allenatori, ma di persone che vengano a lavorare per la realizzazione di un progetto, c'è un cambiamento radicale di mentalità da parte del tecnico. C'è richiesta di nuove filosofie, di nuovi percorsi, di nuovi sentieri, di nuovi paradigmi. E noi siamo entrati in contatto, io personalmente, con tante società, abbiamo messo in comune con loro quelli che erano i nostri percorsi, il nostro know-how, e sempre più gente abbraccia questi nuovi concetti, che possiamo semplificare in uno, che la società sportiva debba diventare società di servizi. Noi abbiamo creato un network di società di pallavolo e attualmente ci sono 30 società a livello nazionale che collaborano a un progetto che abbiamo chiamato Scuola di Pallavolo Nazionale e circa 10 nazioni europee, ma sono tutte società che si occupano di pallavolo. Credo che lo sviluppo vero e definitivo si avrà quando, cambiando mentalità, perché deve essere un grandissimo cambiamento di mentalità, ci si potrà unire ad altri sport per creare questo grande network che sarà il network sportivo. Credo che l'obiettivo comune sia quello di andare a prendere quel 50% che non fa sport, che siano ragazzi, che siano adulti, i ragazzi toglierli dal computer, toglierli dai giochi interattivi e portarli in palestra. E se ci mettiamo tutti insieme, basket, calcio, pallavolo, pallamano, forse riusciremo a raggiungere questo obiettivo senza avere paura dell'altro.